Fratelli bianconeri e non, buongiorno a tutti. Giornata non particolarmente solatia, però anzi direi nuvolosa, però si sta molto bene e quindi stamattina ne voglio approfittare per fare un video che riguarda la mia personale rubrica dei ricordi dei giocatori della Juventus e non, anche se, come ho sempre detto, per tante puntate prima di tutto verranno dedicate ai giocatori della Juventus e toccheremo dei campioni come non. E oggi voglio andare a salutare, tra virgolette, un giocatore che ha fatto parte per diverse stagioni della nostra Juventus, ma che io ricordo particolarmente volentieri perché questo giocatore, che è un portiere, come avete visto dal titolo, e sto parlando di Roberto Anzolin, un ottimo portiere, lo ricordo molto volentieri perché giocò per una stagione nel Riccione. Di quando io, giovanissimo, avevamo 15-16 anni, andavamo a vedere il Riccione, e tra l'altro il Riccione in quegli anni era un'ottima squadra, perché addirittura si parlava che potessimo arrivare in Serie B a giocare. Quindi comunque Anzolin ha fatto parte in quella stagione. Premetto che lui stava andando verso la parabola discendente della sua carriera, però ripeto, è sicuramente stato un portiere che si è sempre ben comportato e ha fatto parte, come ripeto, mi sembra nella stagione 76-77 o 75-76, non mi ricordo di preciso, devo andarmi a documentare su questo. E ha giocato con noi una stagione nel Riccione, quindi lo ricordo particolarmente con piacere. Non è tra l'altro molto alcuni giorni che ci ha lasciato, quindi a maggior ragione questo video è una dedica a lui. Chi era Roberto Anzolin? Roberto Anzolin era soprannominato, questo non perché io lo sapessi direttamente, ma perché quando arrivò al Riccione una delle prime domande che gli fecero fu: hai un soprannome? E lui disse: sì, mi chiamano lo Yashin del Valdagno. Quindi era un paragone abbastanza impegnativo. Chi è meno giovane forse Yashin non lo conosce, ma chi è più, come dico sempre, attempato come me, quando si nomina Liv Yashin, insomma, avremo modo di parlare di questo portiere. E lui diceva: mi hanno soprannominato lo Yashin del Valdagno. Allora, chi era Roberto Anzolin? Anzolin era un portiere molto bravo, era un portiere fortissimo tra i pali, era veloce come un gatto ed è stato sempre un portiere che si è fatto veramente, veramente valere nel suo ruolo. Aveva non un difetto, però una cosa nella quale lui non la prediligeva particolarmente, che erano le uscite alte. Io me lo ricordo bene perché per questo fu anche un po', diciamo così, beccato anche quando giocò da noi, perché mi ricordo che io ero in tribuna, in curva, guardavamo la partita del Riccione e mi ricordo che in un paio di occasioni fu beccato per due uscite che non fece. Ed è stato forse quella l'unica pecca che Anzolin aveva, ma per il resto tra i pali è stato veramente un giocatore che era in grado davvero di fare la differenza, nel vero senso della parola. Era un portiere non robusto, non grandissimo, me lo ricordo, anzi era quasi minuto, era molto magro, lo chiamavano il filiforme, nel senso che era un portiere che era magro come un foglio, come un coso d'erba. Avete presente i fili d'erba? Ecco, lo chiamavano così perché era veramente magro ed era molto, molto agile per questo motivo. Quindi sicuramente nella Juventus ha fatto degli ottimi campionati. Non so, mi sembra che abbia vinto qualcosa, non so se ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia, mi pare, in quegli anni, non mi ricordo, non so se rimase alla Juventus 9-10 anni, credo, qualcosa del genere. Quindi comunque ha fatto
un'ottima carriera nella Juventus, ha giocato tante partite e si è sicuramente guadagnato l'etichetta dell'ottimo portiere a difesa della nostra amata Juventus. Quindi è stato sicuramente un portiere che si è fatto rispettare e un portiere che comunque, oh ragazzi, stare 9-10 anni nella Juventus non è mica facile, perché come diceva sempre il bravo Boniperti, diceva sempre: cari ragazzi, arrivare alla Juventus non è proprio difficilissimo se uno si impegna, il duro è rimanerci. E sicuramente questo Roberto Anzolin l'ha preso alla lettera, perché veramente è arrivato, diciamo, quasi in silenzio alla Juventus, però poi si è saputo veramente distinguere e sicuramente ha fatto delle belle cose. I suoi allenatori ne parlavano sempre bene e ne hanno sempre parlato in modo, come vi dicevo prima, bravissimo tra i pali, ma non dargli le uscite, perché lui nelle uscite non è un fenomeno, però tra i pali, ragazzi, era un gatto, dotato di un'agilità impressionante, aveva il senso della posizione, era un ottimo portiere, anche perché, come dico, pur non essendo in quegli anni la Juventus una grandissima squadra, però riuscire a stare quasi un decennio nella Juventus, signori miei, non è mai facile, ok? Non è mai facile. Per cui oggi abbiamo voluto ricordare Roberto, che sicuramente non è certamente uno dei giocatori più nominati della Juventus o quello che evoca chissà quali ricordi, diciamo che non può mai essere paragonato ad un Buffon, a uno Zoff, però sicuramente è stato un portiere che si è saputo distinguere molto 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 bene, molto bene. Per cui io l'ho conosciuto, ho avuto modo di vederlo non nella Juventus, perché ancora lì non andavo a vedere la Juventus assiduamente, e quindi l'ho visto a Riccione e ho avuto modo di apprezzarlo qui, perché sicuramente le doti le aveva e non si discutono. Però è chiaro che ho avuto modo di vedere qualche suo video quando faceva quando giocava nella Juventus, e questo sicuramente ha fatto capire che comunque era un portiere che in quella Juventus ci poteva stare, e quindi se la è sicuramente meritata. Ripeto, in quegli anni non è che si fosse mai vista una Juventus particolare, sono stati poi gli anni, perché non, se non mi ricordo male, io credo che il suo successore dovrebbe essere stato Tancredi, mi sembra, Roberto Tancredi, credo, qualcosa, non so se si chiamava Roberto Tancredi, non me lo ricordo, però Tancredi di cognome, deve essere stato poi il portiere che l'ha sostituito. Alcuni dicono che Tancredi era più forte di Anzolin, io non lo so questo, io so soltanto che Anzolin lo ricordo molto ben volentieri, perché è stato comunque un portiere che è rimasto diversi anni alla Juventus e che sicuramente la sua parte l'ha fatta. Per cui questo video glielo dedico, e se avete occasione anche qui documentatevi, come dico sempre, perché anche di giocatori non particolarmente riconosciuti o non fuori classe, come sicuramente Anzolin non era, perché Anzolin non è che fosse stato un fuori classe, era un ottimo portiere, però credo che sia bello anche andare a rivedere alcuni giocatori che non hanno lasciato delle orme indelebili, ma che però hanno lasciato il loro segno del fatto: io alla Juventus ci sono stato. È sempre bello sapere un po' di più di tutti i giocatori nostri, quelli che hanno militato da noi, è sempre bello saperlo. Quindi un caro saluto a Roberto, e seguite anche lui, è sempre un bel sapere. Ciao a tutti!